Quando ieri intorno all'ora di pranzo a Luna è arrivata una cassa con dentro la Madonna del Cappellino, provava a dire a Antonio, soprattutto Antonio Natali, che si preoccupava di essere accusato in polizia di casa di verificare se la cassa la buttavano via e se potevano lasciare a noi, perché l'uffizio sta già sufficientemente bene, la Cristina ci sta guardando con uno sguardo carico di odio, cioè non ti preoccupare di dirlo. Ma l'emozione, lo stupore e il fascino che la Madonna del Cappellino suscita in ciascuno di noi, credo, meriti qualcosa di più che una mera riflessione su che cosa significhi una mostra. Io non lo farò però perché mi limito a fare il presentatore di questa conferenza stampa e anche a dare onore e merito a chi ha lavorato. Allora parto dal presentare amici e persone che non hanno bisogno di presentazioni, ma per spiegare il senso della presenza qui oggi, parto dall'estrema destra, dove Antonio Natali, direttore degli Uffizi, che ha in qualche modo voluto e ha consentito a che questa mostra potesse rientrare, dopo, ricordate, le vicende romane, nel contesto dell'accordo tra la provincia e l'opificio delle prefetture. Mario Augusto Olleghetti, che è il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, Cristina Cidini, sovrintendente al Polo Museale, Giovanna Folonari, assessore alla cultura, che si è in qualche modo da subito innamorata dell'idea, Bruno Santi, sovrintendente dell'Ufficio delle Piateture, Marco Ciatti, che è il responsabile del settore del restauro dipinti dell'Opificio, e Patrizia Ritano, che è la responsabile del restauro dell'opera, e che credo che l'ultima tocco sia stato fatto ieri alle 21:10, noi eravamo lì in religioso silenzio a verificare il momento in cui è stato posto, diciamo, il capolavoro nel luogo che vedrete tra qualche istante, tra qualche minuto. Però il mio compito di presentatore non può non passare anche dal ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato e hanno consentito questa mostra che inizierà domani e che terminerà il 1° di marzo. E allora parto da chi ha sponsorizzato la mostra, a partire dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, un pensiero particolare il presidente Edoardo Speranza, e al direttore generale Antonio Gerdovic, che è qui con noi, a Francesco Antonini, che rappresenta con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, alla Banca Cassa di Risparmio di Firenze, che ha investito in modo significativo insieme alla Banca Intesa San Paolo, e siamo grati al gruppo per aver creduto in questa iniziativa e averci consentito anche un'opera di pubblicizzazione e di comunicazione. Ci siamo detti tante volte che la Madonna del Cappellino non ha bisogno di pubblicità o di comunicazione. Questo è vero e non è vero, nel senso che senz'altro l'opera non ha bisogno di pubblicità, ma è anche vero che per il sistema fiorentino oggi avere l'occasione e l'opportunità di un momento di promozione di questa mostra in un periodo difficile dal punto di vista turistico, credo che potrebbe essere una carta da non disdegnare, anzi. E naturalmente l'Enel, che ha contribuito, era con noi anche alla conferenza stampa a Roma, e saluto Luciano Paterini. La collaborazione prosegue con tutta una serie di istituzioni che hanno aiutato, che hanno agevolato la realizzazione dell'iniziativa. Il catalogo è a cura di Mandragora, e con Mario Curia ricordavamo qualche istante fa che per i cittadini della provincia di Firenze il catalogo sarà venduto a un prezzo leggermente scontato, un piccolo segno di benvenuto, così come speriamo di riuscire il mercoledì, il giorno della chiusura, a poter permettere in particolar modo ai fiorentini di vivere la mostra con iniziative ad hoc. Penso soprattutto al mondo degli abitanti della provincia, della Toscana, per carità, che hanno tempo e modo di poterla gustare magari in un momento in cui il palazzo è chiuso. Dobbiamo ringraziare i trasporti, gli allestimenti, il filmato ad alta definizione. Io ho da fare tutta una serie di ringraziamenti che farei alla fine, se siete d'accordo. Credo che tutti voi, in particolar modo gli amici della stampa, attendano di conoscere qualcosa di più anche se molto è stato già scritto.